Vediamo un attimo. Ok, siamo live. Siamo live, perfetto. Ora controllo anche nella mia pagina perché. Allora, vediamo un po'. Sì, siamo in diretta. Perfetto. Sto provando a trovare la diretta per condividerla. Non sono ancora così fortunato. Se hai un link, passa, ma facciamo qualcosa. Ok, allora vediamo un attimino. In linea teorica dovremmo avere i post, i commenti su StreamYard. Dovremmo vederli già da Sì, qua. direttamente su StreamYard. Ok, allora Esatto. chiederei alle persone che ci vedono online eventualmente di scrivere se ci sentono. Vediamo un po'. Sto ancora cercando il link della diretta, ma non sono fortunato. Ah, Aspetta. Ok. forse ce l'ho fatta. Ah, eccoci qua. Sì, ok, mi vedo. Adesso condivido. Fantastico, ci stanno già guardando. Cioè, ci sono anche i sottotitoli. Ah, perfetto. Ci Bene. siamo, ci siamo. Oggi stiamo usando un nuovo strumento. Ok, ci siamo. Siamo, ok, vedo anche io Pinuccio. Adesso devo solo capire come si condivide, perché qua non siamo esattamente al top della tecnologia. E poi ci Ok. siamo. Perfetto, allora, benvenuti a tutti. Ormai a me mi conoscete direttamente, visto che questa è, penso, la quinta o la sesta diretta che facciamo nella pagina. Ho il piacere di essere qui, insieme a Emanuele Rizzardi, che anche lui, come me, Ciao. oltre che scrittore, è un grande appassionato del tutto il mondo greco-bizantino. Sì, Avremo corretto. modo di buttare due parole su questo termine. Lui ha scritto due romanzi, uno che è ambientato esattamente nell'epoca che andremo a trattare oggi, cioè 1453, la caduta di Costantinopoli. Il libro si chiama L'ultimo Paleologo, Esatto. e di questa famiglia avremo modo di parlarne abbondantemente oggi. È una famiglia un po' Con soddisfazione. particolare, un pochettino sfortunata per certi versi, un po' se la sono andata a cercare, ma giudicherete voi a seconda di quello che diremo. E poi un altro romanzo ambientato 2 secoli prima circa, anche Sì. qualcosina in più, è L'Usurpatore, che parla sempre di questa dinastia, perché il Bisanzio è governata, Costantinopoli è governata sempre dai paleologi. E vede l'inizio di quello che potremmo definire il sassolino che farà andare giù tutta la valanga. Detto questo, come svilupperemo questa chiacchierata? Con una serie di domande che ci faremo a vicenda, che andranno a affrontare alcuni dei temi, che seguono alla caduta di Costantinopoli del 1453. Che, come chi ha già seguito queste dirette sa, c'è il video, quindi eventualmente potrete, se avete un'ora e 40 di Qualcosa. tempo, potete andare tranquillamente a guardarvelo. Bene, per iniziare, io farei due domande a Emanuele, così da iniziare a circoscrivere l'ambito della nostra chiacchierata. La Chiaro. prima. E ok, Costantinopoli cade nel 1453, è un disastro, secondo alcuni storici il Medioevo stesso finisce in quella data e non con la scoperta dell'America di Colombo. Secondo anche alcuni altri storici che io ho letto in alcuni libri, la tarda antichità finirebbe nel 1453, però qualcosina rimane. Ovvero delle piccole enclave di cultura bizantina, dove oltretutto rimangono alcuni membri di casate, di famiglie romane orientali, che portano avanti per ancora qualche anno, perlomeno, questo mondo. Quindi la prima domanda che farò a Emanuele è proprio questo: raccontarci un po' dove si trovano geograficamente queste enclave e quali erano i loro nomi. E almeno per sommi capi, quali furono le loro vicende in quegli anni lì? E un'altra domanda, così le faccio tutte e due, potrà sviluppare tranquillamente il suo intervento. Chi sono questi paleologi, questa famiglia di cui
Il più famoso, perlomeno per noi, è Costantino XI, che è l'eroe tragico che muore sulle mura di Costantinopoli, l'ultimo imperatore romano a morire sulle mura di Costantinopoli, ma aveva tutta una famiglia intorno, perché erano parecchie persone, e quindi chi erano? Se ci puoi fare un tratteggio di queste due situazioni. Grazie, vai pure. Ok, cominciamo. Allora, ho già salutato, risaluto un'altra volta. Quindi, gli stati o comunque le enclave che rimangono dopo la caduta di Costantinopoli. Noi siamo abituati a pensare, disgraziatamente, che Costantinopoli nel 1453 fosse sostanzialmente ridotta la sua capitale. Questo è quello che ci passano anche nei vari, diciamo, blog, piuttosto che a scuola, eccetera. Quindi uno si immagina che caduta Costantinopoli finisca tutto. In realtà non è esattamente così, perché l'impero aveva altri territori che per un periodo molto breve, alcuni pochissimi mesi, altri si parla di qualche anno, vanno avanti. Questi territori che erano sotto il controllo di Costantinopoli erano la Morea, quindi la parte più meridionale della Grecia, il Peloponneso, tranne alcuni piccoli tassellini, cittadine che erano sotto il controllo veneziano. La Morea era una sorta di base d'appoggio per Costantinopoli, era una regione molto ricca dove si produceva vino, dove c'era una grande concentrazione di popolazione, perché gli ultimi Basileus avevano cercato di, appunto, darle forza facendo immigrare quelli che noi chiamiamo gli Arvaniti, cioè i greco-albanesi, principalmente dall'Epiro. Quindi era una zona molto importante, sicuramente l'area più sviluppata sia culturalmente che economicamente che a livello strategico dell'impero. Anzi, molta gente fuggiva da Costantinopoli per andare a vivere in Morea, perché non c'erano i turchi che razziavano, era un pochino più tranquillo, si poteva appunto coltivare il vigneto, c'erano meno tasse, c'erano degli sgravi fiscali se si voleva immigrare e tutto quanto. Oltre alla Morea, l'impero aveva altri territori, principalmente alcune isole Egee, di cui la più importante è l'isola di Lemnos, che fondamentalmente fungeva da granaio di Costantinopoli. Era un'isoletta tranquilla, un pochino defilata, dove si coltivava tanto grano che veniva spedito a Costantinopoli. E poi, sì e no, il Ducato di Atene, quindi il territorio sopra il Peloponneso, la zona di Atene, tutta l'Attica, fino più o meno alla città di Tebe, che non era controllato direttamente dal governo romano, ma l'imperatore Costantino XI aveva sottomesso i duchi latini che lo comandavano, e di fatto questi gli avevano giurato fedeltà e più o meno sì e no facevano qualcosa, si defilavano, insomma c'era una sorta di collaborazione. E quindi questi territori vanno avanti per un periodo. Ovviamente le isole cadono quasi subito, la Morea va avanti per alcuni anni e dopo l'approfondiamo, perché è sicuramente il momento e l'area più interessante. Atene è quella che una di quelle che dura di più, anche perché poi il duca di Atene si svincola, cerca poi di allearsi col sultano, poi cerca di colpirlo alle spalle, lui se la prende abbastanza male, lo uccide, quindi una fine abbastanza prevedibile. E poi abbiamo le due enclavi principali che invece non facevano parte del governo di Costantinopoli, ma avevano un governo autonomo, che erano la città di Trebisonda, comandata dai Comneni, che dopo il 1204, gli eventi tragici, avevano tentato la scalata al successo di prendere la corona imperiale, gli era andata malissimo, quindi erano rimasti con poco più di una città-stato e un piccolissimo esercito composto in massima parte da Laz, questa popolazione di predoni montani con i quali cercavano di difendersi. Loro alla fine appunto avevano un'economia basata principalmente sulla produzione di nocciole, sull'esportazione dell'argento e sul essere un punto nevralgico per il commercio locale. Quindi si erano fatte le loro belle fortezze una di fianco all'altra per proteggere la capitale, e sono andati avanti fino a quando non hanno tentato di cambiare alleato. L'alleato che si sono scelto era un alleato molto lontano, piuttosto che il regno di Georgia, il loro alleato storico, e i turchi l'hanno presa male, perché oltre a cambiare alleato si sono anche permessi di fare la voce grossa, quindi di rifiutarsi di dargli tributi, e quindi poi il sultano, dopo un brevissimo assedio, li conquista 1461, una fine alquanto ingloriosa. E poi abbiamo l'ultimo
l'ultimo tassellino che fa una fine ancora più ingloriosa, anche se bene o male passano un'altra decina d'anni, che è quello che gli storici chiamano il dominio, il despotato di Teodoro, anche se in realtà non aveva un nome preciso che noi sappiamo, perché abbiamo pochissime informazioni su questa zona. In pratica, nella punta più occidentale della Crimea c'era una cittadina con una cultura misto romano, gota, tartara, insomma di tutti quelli che c'erano lì, comandata da una dinastia di origine armena grecizzata, i Gavras, che avevano appunto creato un loro piccolissimo dominio, che aveva giurato fedeltà alternativamente a Costantinopoli e a Trebisonda, e diciamo che se l'erano un pochino dimenticato, perché era lì, non gli importava niente a nessuno, era soggetto alle incursioni delle popolazioni del nord, per cui pagava dei tributi cercando di portare a casa la pagnotta e la giornata. Poi ovviamente i turchi decidono che quello è area di loro competenza e quindi fanno man bassa, prendono tutto, conquistano già che ci sono, fanno un giro largo, prendono anche le colonie genovesi della zona. Come diceva giustamente Alberto, non si sprecano nemmeno ad assediarli con un esercito, perché fanno fare tutto alla marina, quindi proprio non gliene frega assolutamente niente di questi poveretti che vivono lì. E quindi queste sono le enclavi che sopravvivono a Costantinopoli per un periodo molto limitato. Se vogliamo poi andare un pochino, diciamo, nel campo del Ni, potremmo dire che un altro baluardo della cultura balcanica erano gli albanesi, se così possiamo chiamarli, di Skanderbeg e appunto delle popolazioni montane dell'Albania, che si rifiutano di sottomettersi agli ottomani e come dire, tentano una resistenza che poi ovviamente finisce come deve finire, perché non c'erano altre possibilità. Loro come dire, hanno un'identità propria che sviluppano, che è parallela a quella del mondo romano, anche se hanno molti richiami al mondo romano, specialmente la bandiera, copiano quella dei paleologi e la tengono. Ritornando al despotato di Morea, questo despotato di Morea inizialmente veniva governato, inizialmente nel senso durante i periodi della caduta di Costantinopoli o poco prima, dal quello che sarà il futuro Basileus Costantino XI, che appunto si prodigherà per farne un territorio molto interessante, molto forte, ben difeso, di cui appunto poi Alberto ci parlerà meglio, in particolare nella parte della difesa. Una volta che poi il nostro Costantino si prende quel fardello della corona imperiale, va a vivere a Costantinopoli, lascia il territorio diviso in due aree, una al fratello Demetrio, l'altra al fratello Tommaso, diviso in due perché semplicemente metà del territorio l'aveva conquistato lui mano militari, con una guerra un po' scanzonata, riuscendo poi a sposare una principessa locale, insomma, quindi era un territorio di recente acquisizione, quindi lo divide ai due fratelli, perché i due fratelli erano parecchio litigiosi e cercavano di assassinarsi a vicenda, fondamentalmente di rubarsi il territorio a vicenda. Questa Morea va avanti inizialmente col benestare del sultano per qualche anno. Fondamentalmente il sultano ha altre cose a cui pensare, non gliene frega niente di quel territorio così piccolo, fastidioso, molesto, gli dice: fate quello che volete, basta che non date fastidio, statene lì belli tranquilli. Ovviamente poi non va a finire così, innanzitutto perché Demetrio e Tommaso vengono odiati dalla popolazione locale da subito, perché sono dei piccoli tiranni locali, sono incapaci, hanno delle leggi che non riescono a far rispettare, si disinteressano dell'ordine pubblico, della gestione dell'economia, e quindi i coloni arvaniti, che erano stati portati faticosamente dal fratello, si rivoltano e nominano un nuovo imperatore romano, Manuele Cantacuzeno, che era un personaggio semisconosciuto del tempo, un nobile locale, che le fonti del tempo però dicono avesse radunato un'armata di 30.000 uomini, che a me pare abbastanza paradossale, però prendiamo per buono che fossero tanti, che ne avessero radunati un bel po'. E ovviamente i nostri amici faticano tantissimo a contenere questa rivolta, sono costretti a chiedere l'intervento del sultano e poi ancora per degli screzi loro sono costretti a richiedere l'intervento del sultano un'altra volta, perché Tommaso è apertamente filo papale, quindi lui vuole la riconquista di Costantinopoli, spera nell'aiuto degli occidentali,
aspetta e spera, ovviamente, perché non arriverà mai niente, mentre Demetrio ha un pochino più di realpolitik, cioè capisce che per portare a casa il collo deve sottomettersi al sultano. Ad un certo punto il sultano si scoccia di tutti questi problemi, interviene militarmente, ha proprio ragione di nessuna resistenza, perché di fatto non si fa praticamente nessuna resistenza. Tommaso se la dà a gambe dal Papa, come era comprensibile, no, il contrario, Tommaso va, sì, sì, Papa, Tommaso va dal Papa. Mentre Demetrio, stavo per chiamarlo di nuovo come l'avevo chiamato prima, mentre Demetrio, come dire, inizialmente parrebbe che il sultano lo vuole tenere di nuovo al governo, poi ci ripensa, lo manda in esilio in Tracia con un piccolo appannaggio, una sorta di villetta dei possedimenti, non c'è ben chiaro, e poi ci ripensa un'altra volta e decide di troncare tutta la dinastia, chi si è visto si è visto, e quindi finiscono così gli ultimi paleologi imperiali, anche se di fatto non avevano rivendicato, ma non erano mai stati intronizzati, quindi non erano imperatori, esattamente. Se vogliamo parlare poi invece del povero Tommaso, lui ha un figlio, quindi la dinastia continua, che rimarrà, è brutto da dire, ma più o meno a fare il parassita alla corte del Papa senza avere nessunissima rilevanza. Le fonti dicono che poi diventerà forse il capo delle guardie papali, o più probabilmente semplicemente una guardia papale, e lui a sua volta parrebbe che abbia avuto un figlio o una figlia da una prostituta romana che sia morto senza lasciare eredi. Quindi la dinastia diretta degli ultimi paleologi finisce, anche perché Costantino non è riuscito ad avere eredi. Sappiamo che c'erano molti altri paleologi di rami minori, uno dei più famosi, quelli che piace di più agli storici, è Graziano, che è l'unico che conduce una resistenza durante l'invasione dell'impero ottomano in Morea, resistenza in un castello che adesso non esiste più, che si chiamava Selmikion, una cosa del genere, su uno sperone roccioso, una resistenza molto molto lunga. Il sultano anche lì non ha voglia di perdere tempo con quel piccolo castello, quindi ad un certo punto negozia una tregua, i soldati hanno un salvacondotto per fuggire, però quando escono vengono attaccati alle spalle, Graziano ed alcuni dei suoi riescono comunque a fuggire nei territori controllati da Venezia ed entrano poi al servizio della Repubblica di Venezia. Probabilmente lui è stato inserito nella gestione di una delle città locali, anche se non sappiamo quale, insomma, e questa è la fine della famiglia dei paleologi, fondamentalmente. Esatto. E, oltretutto, due aneddotini su quanto hai detto tu. Marco Polo passerà da Trebisonda, se non mi sbaglio, tra le varie cose, perché comunque, come hai detto bene, era un centro nevralgico, e penso nelle zone del Principato di Teodoro arriva la peste nera famosa che squasserà l'intera Europa alla metà del 300, perché arriva dalla Crimea e si diffonde con le navi dei genovesi e forse anche dei veneziani, arriva nei più grandi porti italiani, da lì si diffonde in tutto quanto il continente. Esattamente. Ti volevo chiedere una cosa, sempre per integrare la questione dei paleologi. Se volessimo fare un piccolissimo salto, due cose, su l'ultimo paleologo, al di là di Costantino, che poveraccio, lui se l'è giostrata fino alla fine con dignità. Ma il padre di tutte queste persone, Manuele II, che è stato oltretutto reso celebre nel bene e nel male da Papa Ratzinger qualche tempo fa, sì, che ricordo, aveva citato una sua frase sui turchi, che non era stata molto felice, non aveva avuto grande successo. Potresti dirci qualcosa su questo imperatore, che è l'ultimo che tiene, possiamo dire, la baracca in piedi
fino alla sua morte, se non sbaglio, nel 1425 circa. Sì, Manuele fondamentalmente ha un inizio della sua storia, diciamo, di governo molto travagliata, passa molto del suo tempo in Occidente a elemosinare aiuti che poi non arriveranno mai o arriveranno a briciole proprio indegne, e ha anche, diciamo, degli screzi con i suoi parenti più anziani che gli renderanno difficile l'intronizzazione. Una volta che diventerà imperatore, lui comunque avrà una visione totalmente limpida di quelle che saranno le cose e molto bilanciata, nel senso che la sua politica era di tenere buoni i turchi il più possibile, non andarli apertamente contro, ma nemmeno attuare una completa sottomissione. Quello che voleva fare Emanuele era riuscire ad essere una sorta di ago della bilancia nelle contese interne fra i turchi, perché i turchi in quel periodo hanno degli grossi problemi di successione, perché la legge di successione turca per tutta la durata dell'impero sarà che una volta che muore il sultano, se non sono tutti morti gli eredi, si ammazzano a vicenda, e quindi chi ha un esercito fa una bella guerra. Infatti Emanuele farà il suo, diciamo, exploit, la sua uscita d'oro quando sceglierà la parte vincente nella guerra civile ottomana, e quindi verrà premiato con la restituzione di ampi territori e con dei grandi privilegi, e anche con una pace che sarà molto duratura per tutta la durata del regno del sultano. Quindi Emanuele è sicuramente una persona che aveva capito cosa doveva essere, cosa bisognava fare, e che secondo me ad un certo punto ha anche capito che l'Occidente se ne fregava altamente della sua situazione, e quindi ha cercato di giostrarsi e di far andare avanti l'impero nel limite delle piccolissime possibilità che aveva l'impero. La sua opera poi è finita malissimo per l'incapacità dei figli, in particolare del figlio Giovanni, quello che sarà poi il penultimo Basileus. Giovanni in particolare non era una persona stupida, ma era una persona illusa. Una persona illusa perché, come diceva questa cosa, proprio la dice Emanuele nei suoi diari e la Franze, che era una persona appunto molto orgogliosa, che sognava di far tornare l'impero agli antichi confini, che voleva appunto la guerra, voleva combattere, credeva di essere benedetto da Dio, insomma credeva fermamente di potercela fare manu militari. Emanuele stesso invece gli dirà in alcuni suoi passaggi, per esempio, esatto, gli dirà: zio Bono, che tradotto con il linguaggio furbito dell'imperatore, è che l'impero non ha bisogno di un imperatore ma di un amministratore, cioè stai calmo, gestisciti le tue cose e tieni un profilo basso. E poi ci sarà appunto il suo errore, cioè fondamentalmente sceglierà di entrare in guerra dalla parte del pretendente sbagliato alla successione ottomana, nonostante Emanuele gli abbia detto: guarda, questa guerra è incerta, non ci entrare, perché non abbiamo modo di capire chi vince, quindi o entri che sei sicuro che vinci oppure rovini 30 anni di quello che ho fatto io in un anno. E lui ovviamente ha scelto di rovinare tutto in un anno, ha perso Tessalonica, Costantinopoli, che è stato un disastro, la seconda città oltretutto passa due volte, perché prima la dai ai veneziani e i veneziani non la sanno difendere. Esattamente, sì, che poi lui non la dà ai veneziani direttamente, lui dice che Tessalonica difenditi per i cavoli tuoi, e c'era un suo parente che la difendeva, che tra l'altro aveva una malattia che si chiama idropsia, che non ricordo esattamente come funziona. Non si muore bene, diciamo, da quella malattia. Cioè, è una sorta di gonfiore, mi sembra, insomma, dolorosissima comunque, da quello che dicono le fonti del tempo. E quindi lui ad un certo punto dice: ma scusa, ma perché devo farmi ammazzare per difendere una città indifendibile? Vendiamola a Venezia, che almeno Venezia ci porterà degli uomini. Venezia ovviamente, diciamo che, apriamo una parentesi, la politica di Venezia non è stata particolarmente lungimirante negli ultimi 300-400 anni della sua esistenza. Praticamente ha perso quasi tutte le guerre che ha fatto, e anche lì a Tessalonica la stessa cosa. Sì, ci porta dei soldati, ci porta delle vettovaglie, ma forse non ha ben capito qual è la disposizione militare a cui può far fronte il sultano. E infatti Tessalonica cade, loro ci hanno buttato soldi per niente, in più aprono anche un conflitto col sultano, quindi diventa anche un pochino critica, è passato un gatto, diventa un pochino critica, sì, è la mascotte che ha manie di protagonismo. E quindi Emanuele, nonostante si sia molto impegnato per dare continuità all'impero, fondamentalmente la sua politica sarà un fallimento per colpa del figlio.
riguardo a Costantino non possiamo imputargli particolari colpe, perché lui comunque ha regnato pochissimo, è stato despota di Morea, come despota è stato molto equilibrato. L'unica cosa che è stata, diciamo, un grosso errore è stata quella di fortificare l'Hexamillion, di cui ci parlerai tu ovviamente, quindi non anticipiamo, e fondamentalmente questo è stato, ecco. Certo. Bene. Ok, allora direi di passiamo a approfondire un attimino questo despotato della Morea e perché viene posto alla fine. Tu hai già messo dei punti fermi importanti, io ci aggiungerò giusto un paio di aspetti. Primo fra tutti, la figura centrale di Costantino. Io ora chiedo, allora, molte persone che ci stanno seguendo sono di sicuro appassionati del periodo, altre magari sono più neofite. Quindi ora le persone più neofite staranno subendo un martellamento di nomi devastanti, anche perché, come scherzavamo prima con Emanuele, i paleologi, come la maggior parte, va detto, delle famiglie reali di ogni tempo, avevano un problema, che continuavano a usare sempre gli stessi nomi per chiamare i loro propri figli, e quindi fondamentalmente voi sentirete in continuazione nomi che vanno da Giovanni, una quantità infinita, Teodoro, una quantità importante anche quella, Michele, quantità importante anche di quella, e ovviamente Costantino. Un aspetto curioso, anche perché i romani d'Oriente, o bizantini a dir si voglia, univano la fede ortodossa, che è molto più mistica del cattolicesimo latino per tantissimi versi, e poi, dato che erano persone molto acculturate, tanto che il Rinascimento non sarebbe nato in Italia se, diciamo che dovremmo in parte ringraziare il sultano del Rinascimento, perché i più importanti dotti greci arrivarono dalle nostre parti in fuga dai turchi, fondamentalmente, e ci reinsegnarono a leggere il greco, cosa che ci permise anche di recuperare testi di filosofia e di arte che per noi erano completamente fuori dalla nostra portata. Ma soprattutto c'erano una marea di profezie, erano gente abbastanza superstiziosa, e infatti ci sono almeno tre avvenimenti, forse uno almeno l'ho citato durante la diretta sulla caduta di Costantinopoli, che è la famosa processione con la Vergine Odegetria. Costantinopoli, quando venne fondata da Costantino, quindi stiamo parlando di 1400 anni prima degli eventi di cui stiamo parlando, 14 secoli, non sono proprio, cioè, no, appena di meno, 1100, dai, 11 secoli, quando Costantino va a costruire la sua grande piazza, dove c'è la colonna che esiste ancora a Istanbul moderna, è l'unica cosa che rimane del foro di Costantino, sotto la torre ci piazza un pochettino di reliquie cristiane e un pochettino di reliquie pagane, perché a dir si voglia così si assicurava un po' di sostegno da tutte le parti. Ancora nel 330 lui è considerato il protettore del cristianesimo, ma fino alla fine, a scanso di equivoci, lui si fa battezzare solo poco prima di morire, perché comunque da tutti, uomo pragmatico. In realtà non abbiamo prove che si sia fatto effettivamente battezzare, sono cose che dicono dei posteriori, quindi per quanto ne sappiamo potrebbe non essersi mai fatto battezzare, esattamente. Certo, però da quello che avevo letto, proprio per la famosa, questa piazza, questo foro meraviglioso che venne distrutto dai veneziani nel primo saccheggio, più che dai veneziani, dai francesi, nel 1204, sotto questa colonna c'era, la leggenda dice che insieme tipo alle ceste dei pani e dei pesci del famoso miracolo di Gesù, che chissà come si erano preservate, ci piazza dentro, si dice persino, il palladio di Troia, che era stato portato da Roma. Alcuni cronisti dicono questa cosa, era il palladio, chi lo sa, ci credevano e l'hanno piazzato lì dentro. Ma soprattutto c'era una profezia che diceva che Costantinopoli sarebbe caduta sotto la guida di un altro Costantino, nato da una Elena. E paradossalmente, sfiga su sfiga, Costantino Magno, il fondatore di Costantinopoli, nasce da Elena, che è una santa del cristianesimo, e Costantino XI nasce da una Elena serba, infatti lui, insomma, aveva un po' di sangue slavo anche nelle vene, anche lei si chiama Elena. Quindi per molti dei dotti bizantini, profezia, fatalismo, insomma, c'erano un pochettino di aspetti
divertenti e tragici allo stesso tempo. E, scusate un secondo, si sente un po' di rumore di fondo. Purtroppo non stiamo girando in ufficio. E, sì, sembra una sorta di lavastoviglie. Esatto, no, lo è proprio. Ah, perfetto. Stava diventando irritante per me, immagino cosa possa essere in registrazione. Passando all'amore a Costantino, diciamo che fa la gavetta per conto del fratello Giovanni VIII, di cui ha già parlato Emanuele, sì. Governando la Morea. Perché? Perché fondamentalmente era l'unico Cristo, detto proprio Cristo perché si sacrifica alla fine, che era un uomo rispettabile. Fondamentalmente ha vissuto sempre per il dovere quest'uomo, gli viene data la Morea e deve destreggiarsi tra i due fratelli, che oltretutto anche qui, l'hai già detto anche tu in parte, Demetrio non era la prima volta che era andato a bussare dal sultano, bussa dal sultano anche prima dell'assedio di Costantinopoli, per cercare di diventare lui un imperatore vassallo scalzando i fratelli. Quindi, cioè, era proprio quelle classiche fratelli coltelli, una famiglia allegrissima, questi quattro maschi. E Costantino, oltretutto, quando muore Giovanni VIII, si fa incoronare in maniera piuttosto becera a Mistra, per l'appunto, ma lui, per esempio, non riesce mai a farsi incoronare a Costantinopoli, a Santa Sofia. No, ed è un altro dato importante, perché c'era anche la questione, non l'abbiamo citata per non uccidere tutti, dell'unione delle chiese, che divenne un peso gigantesco sulle spalle di Costantino, che oltretutto, come ha detto bene Emanuele, non servì a una cippa, perché di soldati dal Papa non ne arrivarono. In pratica, per riassumere al massimo, l'unione delle chiese, cioè quella ortodossa e quella cattolica, che spezzò il mondo bizantino in due parti, perché si creò una fazione degli unionisti, cioè quelli che dicevano: pur di salvare tutto ci riconosciamo l'autorità del Papa di Roma nonostante non ci stia simpatico neanche a noi, e invece quelli che dicevano: no, se noi ci uniamo ai cattolici ci giochiamo l'anima, fondamentalmente. Era un'epoca dove mangiare il pane lievitato o non lievitato era una roba che ti mandava all'inferno, una capissima, assolutamente. E questa cosa qui arrivò a complicare ulteriormente le cose, anche perché ci sono anche testimonianze dell'epoca che durante l'assedio di Costantinopoli ancora ora qualche strascichino del sacco di Costantinopoli del 1204 veniva usato, quando c'era da dire ai veneziani e ai genovesi che loro erano pronti a scappare, a non difendere la città, e come l'avevano distrutta prima potevano partecipare alla distruzione dopo. Quindi tutta una serie di cose che indebolì la difesa generale e che soprattutto non portò mai a una flotta di difesa che giungesse ad aiutare la città. Anche perché all'epoca la potenza marinara italiana era 1000 volte superiore a quella turca. A dimostrazione che quando quattro navi corazzate genovese arrivano nel porto del Corno d'Oro, vengono attaccate da tipo 80 galee e fuste turche e le sconfiggono. Cioè, quattro navi, e quindi la gente diceva: se i veneziani e i genovesi mandano una ventina di galee, l'assedio finisce, perché li bruciamo la flotta, la mandiamo giù e Maometto deve trattare. Questo non avviene, perché i veneziani, se non mi sbaglio, la bloccano a metà dell'Egeo, mandandogli ordini tipo: dovete aiutare i bizantini, ma non dovete neanche attaccare i turchi. Allora, su quello ci sono delle correnti varie, perché ovviamente non abbiamo la verità in tasca. La corrente, diciamo, quella un pochino più critica, è che si pensa che in realtà i veneziani fossero già d'accordo con i turchi, nel senso che, ok, noi facciamo finta di mandare una flotta che però di fatto poi non fa niente, entriamo a Costantinopoli quando l'avete già presa, facciamo finta di raccattare su qualcuno, di fare un po' di salva salva, una cosa del genere, e in cambio voi ci lasciate la possibilità di commerciare, non danneggiate i nostri quartieri, non ci aumentate i dazi, perché a Venezia puoi togliergli tutto ma non gli devi mettere i dazi, perché loro fanno la guerra per i dazi e basta. Solo per quello. E soprattutto anche che appunto loro ci tenevano in particolar modo a continuare a commerciare nell'Egeo e nel Mar Nero, perché al tempo il Mar Nero era ancora
il punto chiave del commercio per la via della seta, mentre un secolo dopo la via sarà quella dell'Egitto, quindi c'è oltre il danno anche la beffa, tra l'altro, poveracci, no? Mentre un'altra corrente, che è quella più, diciamo, conciliante, dice no, ma i Veneti, sai, erano molto impegnati, avevano altri nemici, quindi hanno fatto fatica a mettere insieme la flotta, quando l'hanno mandata è a corso, ma non ha fatto in tempo, poi quando sono arrivati non è che non hanno combattuto, che i turchi avevano paura, quindi li hanno fatti entrare, sono spostati, gli hanno permesso di prendere i cittadini e fuggire, esattamente. Se io devo scegliere tra le due, ovviamente sono per la prima opzione, cioè è palese che, anche perché Venezia, voglio dire, non era la prima volta che attuava un comportamento del genere, e attuerà lo stesso comportamento anche, se vogliamo fare una digressione, dopo la battaglia di Lepanto. Sì. Una volta che appunto la Lega Santa sconfigge gli ottomani, c'è un attimo di incertezza, perché probabilmente nemmeno loro si aspettavano di sconfiggerli, quindi cazzo, cosa facciamo adesso? Abbiamo vinto, vabbè, ma quindi dove andiamo? Cosa, Gerusalemme, Costantinopoli, boh, cosa facciamo? Quindi perdono un po' di tempo, Venezia dice, però anche questi qua magari a furia di perdere tempo poi insomma ne perdono troppo, quindi facciamo che trattiamo un po' sotto banco col sultano e ce ne andiamo. E poi così è stato, quindi anche per Costantinopoli, sicuramente Costantino era una persona molto pratica, lui ovviamente, come anche i suoi parenti prima di lui, ad un certo punto accettano la sottomissione del Papa pur di avere aiuti, ma del tipo fai quello che vuoi delle nostre anime, basta che ci mandi rinforzi che poi appunto non arrivano, se non in piccolissime, se non mi sbaglio tipo 200 arcieri, una cosa del genere, neanche, perché quelli erano arcieri pagati dal vescovo Isidoro di Tessalonica, cui il Papa aveva dato un po' di soldi, quindi per quanto ne sappiamo magari li aveva pagati l'80% di tasca propria. L'unico aiuto un pochino serio che arriva è quando mandano dei cannoni nel 1422, ma disgraziatamente fanno così schifo che non li possono quasi usare praticamente, sì. Quindi è tempo buttato, e quindi se Costantino ci sperava molto nell'arrivo della flotta veneziana, ma di fatto anche lui insomma non è che lo sapesse che non sarebbero mai arrivati, ma lui contava più che altro sull'aiuto del mondo ungherese, di Uniadi, eccetera. E come dicevi tu, per chiudere questa parentesi, anche durante l'assedio c'erano la fazione filo latina e la fazione filo invece ortodossa, se così possiamo chiamarla. La filo latina, diciamo, che era comandata tra virgolette dal famoso longo Giovanni Giustiniani, mentre quella filo orientale dal duca Luca Notara, che nella bellissima serie di cui parlavamo prima off, quella serie turca che hanno fatto adesso sugli ottomani, lui non consigliamo, in realtà è una quinta colonna degli ottomani e li fa entrare apposta in città perché ha preso degli accordi sottobanco per che apre lui la posterla, se non mi sbaglio, fa aprire lui la posterla famosa, sì, proprio dà ordine di aprirla, esattamente, sì. Sì, esattamente, sì, sì. È divertente così. Diciamo, sì, hanno fatto alcune scelte un pochettino discutibili. E scelte stilistiche un po' così. Sì, in parte vabbè, costumi e tutto il resto. E per chiudere la questione della Morea, e poi passeremo, perché ho visto che ci hanno anticipato nei commenti, ci chiedono, sì, dei paleologi del Monferrato, esatto. E parleremo anche di loro. E, per chiudere sulla questione della Morea, hai detto bene tu, c'è un punto cruciale, a mio parere. Allora, Mehmet, o Maometto, a seconda se vogliamo italianizzarlo al massimo, sì. Il conquistatore, o Fatih, come dicono in turco ottomano, lui fondamentalmente è cresciuto, era una persona incredibilmente intelligente, era un uomo di estremi. Cioè, da un lato, cioè, contiamo che questo, ecco, primo aspetto, Maometto il conquistatore conquista Costantinopoli a 21 anni, cioè era giovanissimo, e lui sale, oltretutto era salito al trono, se non mi sbaglio, una prima volta a 12-13 l'avevano intronizzato, sì. E poi aveva subito l'umiliazione che suo padre, che si era andato in pensione, diciamo così, e dato che Maometto gestisce così male lo Stato ottomano, perché era piccolo, e soprattutto subisce la famosa, che viene citata vero da Manuel molto bene, a Varna, subisce un'invasione dei suoi territori dove
c'è stata per un momento la paura che i polacchi e gli ungheresi arrivassero fino a sotto a Costantinopoli, un eccesso probabilmente di ottimismo, e allora il padre, che se non mi sbaglio si chiama Murad, ritorna, rimette il figlio in naftalina, riprende in mano l'esercito, va a Varna, distrugge l'esercito dei crociati per l'ennesima volta. Oltretutto lì c'erano dei bizantini, la famosa fazione guerresca di Giovanni VIII, che gli si gioca completamente e aumenta nei turchi, perché per i turchi i greci erano infidi, in quanto tutte le volte cercavano di riorganizzare una crociata contro per salvarsi, giustamente. E in questa situazione qui, Maometto comunque accumula, oltre che una buona dose di risentimento, probabilmente. Parecchio, sì. Anche dall'altro lato, la consapevolezza che finché ci saranno degli eredi della romanità, e lui ne conosceva molto bene, perché era un super appassionato dell'Occidente, quindi anche la questione dinastica, che per i turchi non era una cosa importante, lui sapeva che per i romani d'Oriente e ancora di più per gli occidentali era importante, e se lui lasciava fondamentalmente una base di operazioni come era la Morea, che è piena di porti, alcune città come Corone, Modone, che sono tutti nomi strani, Lepanto stessa era una cittadina, era una fortezza veneziana, e lì il fatto che magari arrivasse un esercito dal regno di Napoli, o peggio ancora, un'armata mista magari italiana e con qualche truppa francese, o dei nuovi crociati, o altri problemi, a un certo punto giustamente dice, facciamo così, la trasformiamo in una provincia ottomana, anche perché poi negli anni successivi va sistematicamente a occupare l'isola Eubea, Negroponte. Sì, quella che chiamavano Negroponte. Tutte quelle isolette che c'erano nell'Egeo, e piano piano, a costo di enormi fatiche, perché la marina ottomana ancora non era molto forte, ma era di sicuro più numerosa, aveva i porti più vicini, strappa ai veneziani, brandello dopo brandello, come dicevi bene tu, tutte quelle zone. Alla fine a Venezia nell'aria rimane ancora forse per un pochettino Naxos, ma in forma di quasi di condominio, Creta, che perderanno guerra lunghissima nel 600, e poi avranno per brevissimo, cioè per un certo lasso di tempo, per un secolo buono e mezzo, Cipro, sì, anche Cipro, se stiamo parlando di un pochettino più là, in ogni caso dimostrando ai turchi, che oltretutto i turchi fanno anche una cosa, a mio parere, intelligente. Loro, secondo me, Maometto, capisce anche una cosa, che la rovina di Bisanzio è stata dovuta al fatto che aveva dei sanguisughe, che erano i mercanti italiani e genovesi, che gli rubavano entrate fiscali. Avevo letto tempo fa del fatto che all'inizio del 400 le dogane portuali di Costantinopoli genovesi guadagnavano 10 volte tanto gli introiti fiscali delle dogane imperiali. Esattamente, sì. Anche perché erano esantasse. E questa cosa voleva dire avere delle... Sì, i mercanti italiani andavano bene per il commercio, ma non alle quelle condizioni lì. E l'unico modo per non avere quelle condizioni era castigarli male. Dimostrare di avere una flotta, di avere un esercito, che tutte le volte che alzavano la testa, non dico che gliela faceva abbassare, ma gliela tagliava proprio. Esatto. O peggio ancora, visto che ai turchi piaceva l'impalamento, lo dimostrarono piuttosto spesso. C'era anche un aneddoto simpatico su quello che hai detto di Maometto che viene messo in naftalina, che mi è fatto venire in mente quando ne hai parlato, no? Sono abbastanza convinto che si trattasse di lui in realtà. Poi se qualcuno mi dice no, guarda, stai dicendo una cantonata, ben venga, mi correggerò. Vai. Comunque, quando Maometto, insomma, ad un certo punto va in panico perché Varna e tutto quanto, si risolve nel chiamare il padre. E il padre non vuole tornare perché gli ha detto il governo te l'ho dato a te, il sultano sei tu, no? Zappa, e allora lui gli risponde con una lettera del tipo, se io sono il sultano ti ordino di venire a comandare i miei eserciti. Ah, è famoso. Se invece sei tu il sultano, io sono un tuo sottoposto, allora vieni e comanda il tuo esercito. Chissà, è di sicuro molto poetica, mi sa di qualche cosa scritto a posteriori. Sì, sicuramente sì, anche perché a 12 anni, voglio dire, non è che... penso che sia andata un po' diversamente, un pochino più colorita. E quindi fondamentalmente la Morea viene conquistata, a mio parere, per due motivazioni. Una di natura strategica, che è questa di cui abbiamo discusso ampiamente ora, anche perché, qui facciamo uno spoiler storico,
quando Venezia perderà nel 1600 Creta, che era l'ultima roccaforte di una certa importanza che aveva nell'Egeo, e farà un'ultima guerra, forse l'ultima, l'unica dove vince qualche cosa. Perché? Perché tutto l'esercito turco in verità sta combattendo contro Eugenio di Savoia e compagnia bella dopo l'ultimo assedio di Vienna, perché l'ultima riscossa veneziana avviene alla fine del 1600, quindi siamo in un periodo parecchio più avanti rispetto a quello che stiamo trattando oggi, però Venezia manda giù Morosini, che è l'ultimo ammiraglio degno di questo nome della Repubblica, con una sbalangata di mercenari, tra cui c'era anche un comandante, se non sbaglio, svedese, che all'epoca erano considerati forse tra i migliori soldati d'Europa. Sì, esatto. E loro riescono a riconquistare tutta la Morea, arrivano fino ad Atene e oltretutto fanno saltare Partenone per buona parte. E in quel caso Venezia che cosa fa? Ricrea fondamentalmente il disputato della Morea, almeno a livello geografico lo ricrea. Poi 15 anni dopo lo perde in 4 secondi perché non aveva soldi per difenderlo, questa però è un'altra storia, a dimostrazione del fatto che Maometto ci vede giusto. Da un lato la Morea è un trampolino di lancio per future invasioni, seconda cosa, lui non sapeva che Tommaso, che era fuggito in Italia, si sarebbe rivelato come un inetto incapace. Magari per lui Tommaso poteva, da cattolico, tornare come imperatore romano, magari con una flotta papale, con miracolosamente Genova e Venezia assieme, magari delle truppe spagnole, e creargli problemi. Quindi sega il problema alla radice, giustamente. E poi un altro aspetto di natura simbolica. Una cosa che effettivamente non viene mai scritto nei nostri libri di storia, a meno che uno non si appassioni, è che lui, la prima cosa che fa è che lui si fa proclamare Basileus dei Romani. D'altronde, a pensarci, non è neanche una cosa così assurda, è assurda per noi, col substrato nostro, ma gli imperatori romani prima erano pagani, poi diventano cristiani, perché non poteva esserci un imperatore dei Romani turco, musulmano? La religione non era stato un problema un tempo. Ovvio che con la situazione del momento era impossibile avere un imperatore dei Romani turco. Però è famosa sempre una citazione del Papa che gli aveva scritto una lettera a Maometto II dopo che aveva conquistato Costantinopoli, che gli dice basta che ti fai buttare in testa poche gocce di acqua benedetta, ti fai cristiano e io ti riconosco come imperatore dei Romani. Ovviamente Maometto dice sì, va bene, magari tu mi riconosci, ma il mio popolo mi fa fuori, quindi no, non se ne è fatto nulla. Maometto come risposta invade la Puglia, fondamentalmente. Esatto, come mia moglie sa bene che li hanno distrutto Otranto praticamente. E quindi questo fondamentalmente, buttando fuori completamente i paleologi, lui, e soprattutto distruggendo le ultime enclave di dominio o comunque di cultura romano-bizantina, lui può a tutti gli effetti farsi riconoscere dal patriarca di Costantinopoli comunque come figura guida del popolo anche romano, che anche questa è una cosa, perché lui trasforma Santa Sofia in una moschea, che ora è un argomento tornato alla luce della ribalta. Esatto, fresco. Però per esempio lui da quel momento, come facevano gli imperatori bizantini del passato, nomina il patriarca di Costantinopoli e con lui gli dice bene, tu sei patriarca di Costantinopoli, governi i miei sudditi greci e li devi trattare bene, tanto dato che loro non sono musulmani, pagheranno più tasse rispetto ai musulmani, quindi siamo a posto, li lasciamo in pace, non hanno più questioni teologiche. E oltretutto avevo visto una cosa divertente sul fatto che alcune volte Maometto II doveva andare a dirimere delle questioni religiose ortodosse tra magari dispute teologiche, e quindi un musulmano che, come Costantino tanto tempo prima al Concilio di Nicea, doveva andare lì a fare da paciere. Io mi immagino delle scene assurde dopo che lui ha conquistato Costantinopoli, che si trova col patriarca che dice no, ma il nostro signore, allora devi stare dalla nostra parte perché noi siamo nel giusto, perché il pane è così e cos'ha, o la Vergine si può adorare in questa maniera piuttosto che in quest'altra, e lui che cerca magari di fare da paciere. Perché poi effettivamente noi la storia la viviamo nei grandi avvenimenti, l'assedio, la conquista, spesso eventi tragici dove muore una marea di gente, ma la quotidianità degli anni di governo doveva anche basarsi, come accade anche oggi,
in situazioni quasi comiche talvolta. Sì, concordo. Con gente questuante che andava da lui, dimentica che lui era il perfido turco che aveva conquistato Costantinopoli, ormai era il sovrano, a cui pagavi le tasse, che faceva rispettare la legge, a cui dovevi chiedere udienza e chiedere una mano. E soprattutto in quel periodo i primi sultani turchi erano molto più tolleranti e molto meno incasinati degli ultimi imperatori bizantini, paradossalmente. Beh, se vogliamo fare anche un esempio un pochino più indietro, la stessa situazione l'ha vissuta Costantino, quando certo. Si trova ad un certo punto nel decidere la tolleranza religiosa e nello stabilire quali Vangeli e quali versioni della Bibbia andassero bene e quali no. Cioè, voi immaginatevi un imperatore pagano che venerava molto probabilmente Mitra, quindi una divinità orientale, una divinità guerriera che era identificata con il culto solare, con il culto imperiale. Lui si trova lì seduto sulla sua bella seggiola a forma di leone con i vescovi cristiani che arrivano con le loro Bibbie e ognuno gli dice no, questa Bibbia è quella giusta, tutte le altre sono sbagliate. E lui probabilmente non sapeva nemmeno di che cosa stessero parlando, non era neanche interessato, quindi... Magari non parlava neanche così bene greco da capire le dispute teologiche che loro stavano facendo. Sì, ma me l'immagino che no, ma qua perché c'è Dio in realtà è un'emanazione, non ha una figura in carne, ma è solamente un'emanazione divina. No, invece ha un'emanazione in carne, ma non è una figura divina. Cioè, io me l'immagino che... O peggio, no, così, perché... sì. Uno procede dal padre, no, non procede dal padre, ma dal figlio della stessa sostanza. Sì, esatto, tipo, cos'era l'arianesimo, quello, che poi all'inizio sarà quella la dottrina che andrà per la maggiore, appunto l'eresia ariana, e quindi non voglio neanche immaginarmi come si sentisse il povero Costantino, quanta gente avesse dietro a suggerirgli di dire no, guarda che devi prendere questa, non quest'altra. Lui sì, vabbè, senti, fai tutto tu, tanto io non ci capisco niente di queste cose, giustamente. Infatti, secondo me, ovviamente, trattato in uno dei miei sogni, lo dico anche al pubblico che ci sta seguendo, sarebbe quello di riuscire a fare, senza ovviamente uccidersi a vicenda nei commenti e senza annoiarsi, trattare in maniera divertente alcuni dei passaggi più, cioè ai nostri occhi comici, perché noi che li vediamo magari a 2000, a 1700, 1600 anni di distanza, cioè, ma questa gente veramente si scannava per queste questioni, per un motivo o per l'altro, che erano capaci di vedere degli uomini dotti, anziani, con tutti i paramenti religiosi, che si menavano dentro le sale del Palazzo Imperiale o dentro Santa Sofia per questioni di questo genere. E sarebbe molto divertente sviluppare una chiacchierata dove si vedono tutte le varie eresie le principali, perché sono una quantità infinita, perché tutte facciamo 8 ore di chiacchierata, però sarebbe molto divertente vedere le differenze, ma soprattutto come trattandole in maniera moderna e cercando di andare a capire come poi alla fine si è creata quella che è la religione maggioritaria nel mondo, perché volente o nolente un miliardo e passa persone da quelle dispute teologiche ancora ora basano la loro speranza, ovviamente senza nessun giudizio, ma la loro speranza che ci sia un qualcosa al di là di questo nostro mondo. Sì, quindi è un aspetto mondo... molto interessante. Anche lo stesso Islam all'inizio, per almeno un secolo, non è stata una religione definita, ma era considerata un'eresia cristiana molto simile al nestorianesimo, per esempio. Sì. Infatti c'erano anche, insomma, delle varie ipotesi fra i dotti del tempo, che se, diciamo, Maometto avesse preso un pelino più di cristianesimo, un pelino meno di altre cose, probabilmente non avrebbe neanche creato l'Islam, ma avrebbe semplicemente fomentato il nestorianesimo come religione già esistente, che era già la religione, la corrente eretica ai nostri occhi, maggioritaria tra le popolazioni arabe, fondamentalmente. Sì. Che oltretutto, non so se lo conosci, è oggetto di un racconto, di una serie di racconti ucronici di un autore americano. No. Molto bella, te la consiglio. Poi se trovo il romanzo te lo faccio avere. Dove lui immagina un mondo dove Maometto è diventato un santo ortodosso. Sì, l'ho letto. Ed è ambientata in più o meno nel 1300 la storia, dove l'impero romano d'Oriente non ha mai avuto problema con l'Islam. E quindi è ancora nel 1300 alle prese con una lunghissima guerra di confine con i persiani, che dura a questo punto. La guerra infinita, praticamente. Esatto.
con loro, che è oltretutto figo perché è trattato quasi in ottica di tipo James Bond, perché il protagonista fondamentalmente è una spia bizantina che lotta contro delle spie persiane in questa continua guerra di confine per strappare un principato georgiano da una parte, un'oasi nel deserto dall'altra. Immaginare un mondo nel 1300 che ha ancora come religione maggioritaria in tutto il Medio Oriente lo zoroastrismo è una cosa molto interessante, se non ci va a pensare. Sì, l'avevo letto anni fa quando... Esatto, Agent of Byzantium. Esatto, proprio ce l'hanno citato. Che in realtà lui nasce come raccolta di racconti, e infatti se uno legge il libro sono dei racconti separati, sono tre, che uno può tre leggere o quattro separatamente. E ce n'è il primo che è ambientato nei Balcani, uno a Costantinopoli, uno in Egitto, uno in Spagna e uno in Persia forse. E quello in Egitto è bellissimo. Ma ce n'è uno anche in Italia, sì sì. No, ce n'è uno dove arriva in Svizzera per la polvere d'asparo. Esatto, a prendere la ricetta segreta della polvere d'asparo. Sì, poi quello dell'Egitto che... nascono i sindacati praticamente, sì. Le fazioni, perché non vogliono ricostruire il faro. È molto divertente, cioè quel libro è molto molto interessante, è simpatico, sì. Sicuramente. Ok, dato che ce lo chiedono, ho visto già almeno due volte che ce lo scrivono, due cosettine le diciamo su questi benedetti paleologi del Monferrato, quindi dei greci che governeranno un piccolo staterello in Piemonte, in mezzo alla nebbia. Greci di cultura greca, ovviamente. Purissima. E praticamente dobbiamo andare un parecchio indietro, cioè dobbiamo arrivare più o meno al tuo romanzo L'Usurpatore, perché sì. Siamo nel 1300, in quanto abbiamo un personaggio, il nostro buon Andronico II. Ah, Andronico amatissimo. II, esatto, ne parlavamo sempre prima. E Andronico II è uno dei primi imperatori, il secondo se non mi sbaglio, perché il primo è Michele IX e Andronico è già suo figlio, quindi è il primo, forse c'è stato un paleologo usurpatore prima, cioè, però allora, Michele VIII e poi sì. Andronico II, sì sì. E lui fondamentalmente è addetta, siamo d'accordo su questo punto io e Emanuele, è colui che inizia a far franare tutto il sistema, perché era lo stato imperiale, era stato stabilizzato dal padre, quindi aveva domini sia in Asia sia in Europa, era riuscito a cacciare buona parte dei latini, era sopravvissuto alle invasioni di Carlo d'Angiò. Fondamentalmente, detto in termini brutali, l'aveva sfangata. E a detta di molti storici aveva anche un esercito ricostruito sui 20-30.000 uomini, che è una marina da guerra, che riusciva a mantenere i bulgari al loro posto, i serbi al loro posto, i turchi al loro posto. Andronico decide di usare la via più semplice, facendo la politica della lesina, e dice: allora, abbiamo bisogno di lo Stato è quasi in bancarotta, invece che magari trattare con i veneziani oppure stimolare l'economia, che fa? Licenzia la maggior parte dell'esercito e scioglie la flotta. E arruola dei mercenari, perché che è proprio la di politica sì. giusta. Non c'è una spiegazione perché di sì, evidentemente gli ispiravano fiducia. Cosa che invece che sarebbe stato oggetto di una discussione se avesse vinto tra le varie opzioni che avevamo dato, è la compagnia catalana che arriva, dimostra che ancora all'epoca i turchi non erano una grande minaccia, perché i catalani sono circa 2-3 mila soldati e danno sveglia ai turchi fino al Monte Tauro, quindi a dimostrazione del fatto che i turchi erano una minaccia per quando l'impero era debole, ma ancora all'inizio del 1300 non erano una grande minaccia. Il problema è che poi per problemi di paga e poi anche per il problema che per una lotta di fazione il figlio dell'imperatore uccide tipo le nozze rosse di Game of Thrones, sì, il capo della compagnia catalana durante un banchetto. E ha fatto benissimo ovviamente. E il problema è che poi i catalani, non riesce a uccidere tutti i catalani, a dimostrazione che vanno a creare quel famoso Ducato di Atene di cui parlavi tu, che sopravvive... E poi la compagnia catalana, dicendo proprio due robe velocissime, se no ci bruciamo l'opportunità di parlarne un'altra volta, viene chiamata proprio da Andronico Paleologo, perché lui inizialmente manda suo nipote Alessio Filantropeno a combattere i turchi, e come succede spesso nel mondo dei romani, Alessio ha talmente tanto successo che poi lui si spaventa, quindi comincia a mettergli i bastoni fra le ruote, si ribella
riesce tra l'altro con un tranello, proprio perché non aveva nessun'altra capacità, a sconfiggerlo, e poi scopre che nessuno aveva le qualità di suo nipote, perché lui riempie gli alti gradi dell'esercito di parenti e amici compiacenti che sono degli incapaci. E quindi poi alla fine non sa più cosa fare per gestire sti turchi, si prende anche sti catalani, e fatto sta che alla fine, morale della favola, 30 e passa anni dopo andrà a ripescare il buon Alessio Filantropeo e dire: guarda, sai che mi sa che ho fatto una cagata 30 anni fa a toglierti di mezzo, ecco, facciamo che torna tutto come prima. E ovviamente non, insomma, non è che sia stata una grande idea. Assolutamente. Quindi fatto sta che una cosa per la nostra storia è importante, cioè che Andronico II, questo personaggio che abbiamo tratteggiato in maniera terrificante, si sposa un'italiana, Violante, che veniva dal Monferrato, a dimostrazione sempre del fatto che all'epoca già c'erano parecchi nobili italiani che facevano gli avventurieri a Costantinopoli, tra cui anche un Savoia, che oltretutto sarà anche quello che riuscirà per brevissimo tempo a riconquistare Gallipoli, che poi verrà ripersa proprio per malgestione della questione. E anche lì, vabbè, si potrebbero aprire molte parentesi. Fatto sta che da questo matrimonio Andronico II ha una sbalangata di figli, e uno di questi è Teodoro. Teodoro era tipo terzo o quarto genito, praticamente non avrebbe mai ereditato il trono a meno di fare un'ecatombe dei suoi fratelli. Però cosa succede? Che Violante era membro di una famiglia nobile che all'epoca governava il Monferrato, che erano gli Aleramici, sì, un cognome molto particolare, infatti me l'ho dovuto scrivere perché ho detto questo lo dimentico sicuro, e questi Aleramici si estinguono all'inizio del 1300, nel 1305, e l'ultimo di questi non si capisce perché, probabilmente perché aveva paura che il Monferrato sarebbe stato diviso tra i duchi di Savoia e il ducato di Milano, sicuramente, non l'ora, decide di prendere la persona più lontana e improbabile, in maniera tale che il Monferrato rimanesse indipendente, cioè un principe bizantino. Era questo Teodoro. Sì, era un suo lontano parente alla fine. Però che rapporti poteva avere? Cioè, non l'avrà mai visto in vita sua. Sapeva che c'era un tizio con un nome che aveva sposato la figlia o la nipote. Sì, facile che non si siano mai visti prima, assolutamente. Esatto. Pensa al buon Teodoro che gli arriva la letterina: salve, lei ha ereditato un ducato. Esatto, sono quelle gioie tipo vincere la Super Enalotto. Lui ha ereditato un ducato in Piemonte, e la situazione a Costantinopoli era così brutta che lui ci va subito. Dice: guarda, meglio provare fortuna in Italia. Era un classico cervello che fugge all'estero. E fondamentalmente lui arriva lì e cosa si trova? Una guerra civile, ovviamente. Strano. Perché c'erano i Savoia che volevano prendere un pezzettino del Monferrato, c'era il Duca di Milano che voleva prendere un altro pezzettino, e c'era anche Carlo II d'Angiò, che governava, che era figlio di quel Carlo d'Angiò che aveva creato un piccolo impero medievale da Napoli e Sicilia fino alla Provenza, che secondo molti storici era più potente e ricco del fratello che era re di Francia. E che fondamentalmente tutti volevano spezzettarsi questo Monferrato. Lui alla fine riesce anche qui a cavarsela, perché prima sposa una Spinola, che di Spinola noi riconosciamo famiglia genovese, riconosciamo perché hanno dato un super generale agli Asburgo un secolo e mezzo dopo, rispetto alla nostra epoca, Ambrogio Spinola, che combatterà in Olanda, oltretutto, diventerà famoso lì. E fatto sta che sposa questa Spinola per portare dalla sua parte Genova. Col sostegno di Genova riesce a mercanteggiare e ottenere il sostegno dell'imperatore di Germania, Enrico di Lussemburgo, che in quel momento cercava dei nuovi vassalli in Italia, perché è fondamentalmente l'ultimo che tenta di riportare le fortune del Sacro Romano Impero in Italia, infatti citato da Dante, come episodio sfortunato che voleva riportare le aquile di Roma in Italia. E però grazie a tutto questo riesce alla fine, nel 1310, quindi dopo 4 anni di conflitto, a stabilizzare il trono, a venire riconosciuto finalmente come signore del Monferrato e a creare la sua dinastia. Questa dinastia fondamentalmente noi la citiamo qui giusto perché si chiamano paleologi, perché non è che ha combinato granché, fondamentalmente. Il suo non più che ne grande avesse le possibilità, ovviamente. Sì, cioè, schiacciato tra Milano e i Savoia era un pochettino difficile, e Genova era un po' difficile. Fatto sta che le uniche cose degne di nota è che
riescono a rimanere in primo luogo indipendenti, e fondamentalmente gli ideridi di Teodoro si trovano nella stessa situazione, paradossalmente, del ramo della famiglia rimasto a Costantinopoli, cioè in mezzo a una marea di nemici giganteschi che devono continuare a giocarsela per rimanere indipendenti e sopravvivere tra di loro. Paradossalmente il loro grande successo è che ce la fanno fino al 1530, quindi riescono a tirare avanti per un buon secolo e mezzo circa, e ormai di Greco gli rimane solo il cognome, perché tutti i cattolici dopo si italianizzano e diventano, per greco cattolici. Non ne sanno più niente. Oltretutto anche i loro nomi cambiano, perché fino a il 1400 ancora trovi dei Teodoro, e poi a un certo punto passano direttamente a un classico Bonifacio, che di greco non ha più niente, e le figlie iniziano a chiamarsi Maria, Margherita, in pieno stile francesizzante, che era la cultura dominante del Piemonte dell'epoca. E fatto sta che poi cosa succede? Anche lì, catastrofe ereditaria, il figlio, fondamentalmente l'ultimo erede nel 1530, giovane, si fa una bella caduta da cavallo, si spacca la testa e muore, e quindi cosa devono? Rispolverare lo zio, che aveva preso i voti praticamente, Giambattista, anche qui grecissimo, proprio di nome, Gian Giorgio. Gian Giorgio, quindi dai, qualcosina c'era, che non pensava di dover ereditare niente, quindi è stato celibe, un uomo religioso, ma che oltretutto già malato di una malattia che sa benissimo che lo porterà a morire entro pochi anni. Quindi l'unica cosa che riesce a fare è più o meno orchestrare le nozze delle sue nipoti, quindi le ultime paleologhe del Monferrato sono delle donne, che si sposano con i Gonzaga di Mantova. E anche lì scoppia tutta una diatriba, perché ovviamente il Monferrato in crisi dinastica se lo volevano appappare il Piemonte dei Savoia. Ma cosa succede? Che Carlo V, che non voleva che i Savoia si ingrandissero troppo, preferisce darla ai Gonzaga, perché dice: in questa maniera io mi tengo un duca fedele, perché gli ho donato un altro pezzo, ma i suoi territori non sono collegati, quindi per mantenerli stabili deve rimanere fedele a me. Una geniata. D'altronde, Carlo V ha dovuto governare mezza Europa e ci è riuscito bene, tranne quando ha diviso i domini in maniera terribile tra i figli. E infatti lui, con una sentenza imperiale, d'altronde aveva saccheggiato Roma, quindi in quel momento era l'arbitro assoluto dell'Italia, decide di darla ai Gonzaga, che oltretutto un secolo dopo, ed è lì, non vorrei sbagliare, perché sto per fare una citazione non preparata, quando i Gonzaga si estinguono nel 1600, c'è la famosa calata dei Lanzichenecchi proprio per il Monferrato, se non mi sbaglio, per la questione non del ricordo Monferrato. In realtà, so che appunto poi i Gonzaga si estinguono e la loro eredità va agli Asburgo-Lorena. Sì, però c'era la questione, contando che dominavano entrambe le due parti, se non mi sbaglio c'è qualche cosa in quella zona, poi quelle famose fortezze che diventeranno famosi per le guerre di Luigi XIV, tipo Pinerò, tutte quelle fortezze del Piemonte, che diventeranno luoghi di battaglie, controbattaglie, con le quali poi Savoia piano piano diventeranno una dinastia sempre più italiana e sempre meno francese. Capiranno che dal lato francese non c'era grande. Prendono solo sberle, quindi è esatto. Il caso di espandersi in Italia, esattamente, sì. Perfetto. Io direi che abbiamo fatto un'oretta e dieci buona. Chiuderei magari, se vogliamo trattare assieme, di buttare giù due cose su l'ultimissimo ramo dei paleologi, che non abbiamo effettivamente ancora toccato, che non è proprio, diciamo che è l'ultimo ramo, perché anche qui c'è una paleologa che si va a sposare con un'altra persona che farà la storia, che sono i russi. Infatti non ho ancora visto nessun commento che ci ha chiesto questa cosa, e quindi ve lo diciamo noi. E non so se avete mai sentito la famosa questione di Mosca come la terza Roma. Fondamentalmente che cosa succede? Accade in due fasi la questione. La prima avviene proprio dopo che cade Costantinopoli, cioè più o meno nel 1460, quindi Costantinopoli è caduta da 7 anni, il Papa aveva nella sua corte il famoso Tommaso aveva figliato, e tra le varie figlie c'era una tale Zoe,
o Sofia, perché poi ha cambiato il nome via via che si è passata dal cattolicesimo all'ortodossia. Pensate, questa donna, poverina, è dovuta fuggire da Costantinopoli, anzi è fuggita dall'amore insieme al padre ed era ortodossa. Arrivano alla corte papale, si convertono tutti al cattolicesimo, probabilmente unionista, quindi magari avevano il credo, usavano il credo greco con magari il coso greco ma con le formule cattoliche. Sì, è facile che fossero cattolici di rito bizantino, quindi che usassero lo stile bizantino ma fossero cattolici. E ci sono, esatto, ancora anche oggi questi genere di esatto, corrente. Le ho viste a Roma, oltretutto, una chiesa di rito, e anche in Puglia ci sono ancora la chiesa cattolica di rito greco. Esatto, non so quanti fedeli abbiano, saranno quattro gatti. Immagino pochissimi. Fatto sta che, cosa succede? Il Papa, all'epoca, visto che ormai non c'erano più imperatori a Costantinopoli, dice, l'ultima grande potenza ortodossa che rimane sono gli zar. Anzi no, gli zar all'epoca non esistevano. I grandi principe, o come venivano chiamati in russo, i veliki knez, i grandi principi di Mosca, sono ancora ortodossi. Bene, che cosa facciamo? Da un lato ho una principessa di sangue imperiale, ma che è cattolica. Quindi che faccio? Li faccio sposare, lei lo porta al cattolicesimo e anche la Russia diventa fedele a me. Questa è stata la mossa del Papa, molto furba a suo parere. E questa sposa viene affidata a Ivan III di Russia, della dinastia dei Rurchidi. Anche qui, questa dinastia che risale ai tempi di Kiev, chissà quanto fondamentalmente sangue avessero ancora vichingo, di quei vichinghi che fondarono Kiev in epoche ancestrali, però ancora questo cognome ormai se ne appropriavano un pochettino tutti, esattamente come poi tentarono col cognome dei paleologi, fondamentalmente. E il problema è che lei appena arriva è di nuovo libera e si riconverte all'ortodossia. Quindi il Papa si come trova è logico con pensare, ovviamente. Aver dato una principessa bizantina diventata cattolica per convertire al cattolicesimo il principe di Mosca, il principe di Mosca invece gli dice guarda che qui sei a posto, nessuno ti dice niente, puoi tornare ortodossa, e lei torna ortodossa. Ma di più, lei che cosa fa? Inizia a mettere dentro la testa di Ivan il concetto di imperialità bizantina, dice, anche perché io me le immagino, i principi di Mosca all'epoca non erano niente poco di più che, insomma, non dovevano essere questo top di civiltà. Arriva questa principessa super sofisticata che gli insegna a comportarsi bene. Magari gli dice, guarda che invece che l'armatura tutto il tempo devi iniziare a portare le vesti con la dalmatica, devi iniziare a creare un cerimoniale intorno che ti schermi, soprattutto rispetto alle congiure dei boiardi, che erano i nobili russi, che creeranno una continua problematica, soprattutto a questi primi grandi signori di Russia. E poi, oltretutto, è anche un momento storico importante, perché Ivan, questo è famoso, il suo marito, era anche bravo a combattere. E infatti è l'epoca dove lui conquista Novgorod, che era fondamentalmente uno dei più grandi centri commerciali del nord del Baltico, oltretutto città che faceva parte della Rega Anseatica, quindi non è che erano proprio i primi scappati di casa, conquista quella zona e riesce a annettersi o manu militari o a livello diplomatico o a livello comunque di prestigio con giuramenti di vassallaggio, e poi lui ci piazza una guarnigione di Mosca dentro, anche tante città come Yaroslav, Tver, dei nomi impronunciabili per noi perché sono tutti nomi slavi, e riesce a quadruplicare la dimensione del suo regno. Quindi, unendosi a una principessa di sangue bizantino, dice, a posto. C'è un passaggio in più. Lui, praticamente, quando poco prima di morire, riceve un titolo, il titolo di Godospar, anche qui in russo, quindi magari l'ho toppato, che vuol dire grande signore della Russia. Ma ancora lui il passo finale non l'ha fatto. Chi lo farà questo passo? Suo nipote, che è il famoso Ivan il Terribile, che è stato reso famoso da tragedie, da tutta una marea di cose. Fondamentalmente era un ragazzo che lui si trova a diventare sovrano da bambino, perché il padre gli muore giovane. E con i boiardi che cercano di smantellare tutte le riforme di tipo accentatrice di padre e del nonno. E lui che cosa fa? L'unica roba a cui si può attaccare è che quando raggiunge i 16 anni decide di
nominarsi zar per la prima volta, storpiando nella sua lingua il titolo di Cesar, che poi infatti diventa czar, zar e poi zar, come lo pronunciamo noi, perché fondamentalmente non come un atto di forza, ma come un atto di debolezza, perché lui in quel momento era incredibilmente debole, e qui un pochettino come la storia dell'aquila bicipite, che per tutti, per molta gente che vede l'aquila bicipite paleologa, dice l'aquila imperiale che mostra il potere a Oriente e Occidente. No, in verità quell'aquila venne fatta perché la famiglia dei paleologi era in continua guerra civile, e quindi dicevano un'aquila è l'imperatore, l'altra aquila è il despota, in maniera tale un pochettino da dire abbiamo due anime ma ci vogliamo tutti bene, non era vero. E quindi fondamentalmente in un momento di massima debolezza lui si fa proclamare zar tutte le Russie, in maniera tale da rafforzare un sistema accentratore, riprendendo l'esempio portato dalla nonna, perché Zoe alla fine è la sua nonna. Però lui che cosa riesce a fare? Quando riesce a raggiungere abbastanza potere, sterminando una quantità molto importante di boiardi, motivo per cui gli si affibbierà quel dominio di terribile, alla fine lui riesce a riottenere nel 1561 il riconoscimento di zar dal patriarca di Costantinopoli. È in quel momento che i russi inizieranno a parlare, soprattutto i loro storiografi, della traslazio imperi, quindi del passaggio delle insegne imperiali dalla ormai Costantinopoli governata dai pagani o turchi, dai pagani, musulmani, a Mosca. Ed è da questo momento che i russi adottano per la prima volta l'aquila bicipite, perché fino a quel momento i principi di Mosca avevano San Giorgio che uccide il drago, che ancora oggi è il simbolo della città di Mosca, che fino a quel momento era lo stendardo di battaglia dei grandi principi di Mosca, e da quel momento invece c'è il passaggio e possiamo pian piano iniziare a chiamare quello che era il grande principato di Mosca nel futuro impero russo. E quindi in un certo qual modo un'eredità incredibilmente alla lontana, anche perché il cerimoniale comunque cercarono di riprodurre quello bizantino e se lo trascinarono fino a quando Nicola II non fece la fine che ha fatto, che fece, il secolo scorso. Esattamente. Esatto. vedo che c'è una domanda sul perché la Morea si chiama così. Rispondo. Vai. Sì, sì. Allora, forse qualcuno si ricorderà di Ludovico il Moro, duca di Milano famoso, e anche Moroni è un cognome tipico della zona dove abito io, quindi tra Milano e Varese. Moro si chiamava così non perché era scuro di pelle, come possiamo immaginare, neanche perché combatteva i Mori, ma perché il Moro in italiano antico era il gelso, l'albero di gelso. La Morea era il nome che principalmente i veneziani, ma comunque gli italiani, usavano per indicare il Peloponneso. Bizantini lo chiamavano Peloponneso, ovviamente. E lo chiamavano così perché c'erano tanti gelsi, quindi avevano poca fantasia, fondamentalmente. Vabbè, come coi nomi della dinastia, anche per sì, sì, non erano molto, molto creativi da questo punto di vista. Un po' come quando fondi una città e la chiami Cittanova o Cittabella, insomma, ce ne sono. Beh, una tonnellata. Il primo nome che Costantino aveva dato a Costantinopoli era Nova Roma, quindi sì, non è che esatto, era proprio esattamente, anche perché poi se pensi che questa gente era fondamentalmente di soldati che erano nati dentro gli accampamenti militari la maggior parte delle volte, non è che avessero avuto tutto questo tempo per approfondire tematiche, cioè alla fine, a dimostrare la cosa, di imperatori bizantini così acculturati ce ne sono stati così pochi che ce n'è uno che gli hanno dato proprio il soprannome, che era appassionato Leone. Di storia, esatto, il famoso sì, Leone. Leone è il fratello, tra l'altro il fratello Alessandro, che ha regnato per pochissimo, figura assolutamente assurda del mondo bizantino, perché imperatore autodichiaratosi pagano, anche se di fatto non lo presero particolarmente sul serio e lo consideravano semplicemente un cretino, ma comunque cioè, abbiamo testi perlomeno presumibilmente attendibili del fatto che lui venerasse un vitello d'oro che aveva trovato da qualche parte in Cappadocia e lo portasse all'interno dell'ippodromo di Costantinopoli per venerarlo, e all'interno dell'ippodromo non a caso perché i sacerdoti non potevano andare all'ippodromo, quindi era certo, un po' insomma come portarlo a casa sua. Ma se non mi sbaglio poi, vabbè, il numero di imperatori bizantini è così alto che abbiamo anche personaggi assurdi
come se non sbaglio il fratello di Basilio, il Bulgaroktono, che era soprannominato l'ubriacone. Sì, sì, erano, sì. Ci sono stati dei personaggi che hanno ereditato la porpora imperiale che non erano proprio a livello giusto della, per la dignità del loro rango. Ma il nome adattissimo, tra l'altro, perché non era interessato al governo e neanche cioè non aveva neanche mai fatto mistero, ma anche Basilio, che qui ce ne sarebbe molto da dire, ma di fatto tutti i suoi compagni d'arme fidati erano morti, tutti i parenti che potevano prenderlo erano morti, l'unico con cui era in buoni rapporti era il fratello, anche se era un coglione, detto in francese, e quindi anche lui poverino ha detto vabbè dai, cioè comunque non è che sei il cucciolo più sveglio della cucciolata, però ormai c'hai, non so cosa aveva, 60 anni anche te, quindi bene o male. Anche dai, perché l'alternativa, l'alternativa hanno figli e nipoti che hanno mandato l'impero dove l'hanno mandato. con tutti quei mariti concreta, che si sono caricati appresso, uno peggio dell'altro. Non c'era neanche un'alternativa, perché le alternative in cui probabilmente lui aveva pensato, che erano i suoi bracci destri a livello militare, avevano tutti cercato di ucciderlo prima o poi, quindi, e lui ovviamente non era uno che andava molto per il sottile, che era per perdonare quando, come ha dimostrato ai bulgari. Esattamente, quindi non è che c'erano tante altre possibilità. O adottare un principe straniero, cosa che nel mondo bizantino è stato fatto più di una volta, in realtà, anche se con successi che poi non sono mai andati in porto, però, insomma, è andata così. Certo. Se ci possiamo permettere una piccola digressione prima di salutarci, e salutare tutti voi, a meno che non abbiate domande, che ci fa, ora potete, se avete dei dubbi, farci domande nei commenti, noi vi rispondiamo. Una cosa interessante, ah sì, dimenticate Foca. Vabbè, sì, in effetti c'è anche lui. A Foca... me mi piange il cuore tutte le volte che penso a Maurizio. Foca è un imperatore fantastico, perché è proprio, come dire, pensavo fossi svenuto quando ho detto fantastico, che ho visto che siamo su tutto, sì. Perché è proprio un imperatore che è capitato per caso, non voleva essere imperatore, ci si è ritrovato totalmente in modo inaspettato, ed è un pochino il, come dire, una sorta delle copie dei dittatori del nostro mondo moderno, no? Cioè lui è diventato imperatore fondamentalmente perché ha promesso di abbassare le tasse e di far tornare i soldati negli accampamenti estivi, dove il clima era un pochino più mite, quindi cioè, dall'altra parte avevamo Maurizio, che era un imperatore, come dire, una mente eccellente, che calcolava tutto. Allora, se io faccio questo, poi calcolo quest'imposta per avere questa entrata economica, poi sul lungo periodo questo, e dall'altra parte abbiamo ma il governo fa schifo, abbasso le tasse, tutti sì, e poi è diventato imperatore, e ovviamente si è dimostrato l'imperatore che si è dimostrato, nel senso che lui ha ucciso chiunque non gli stasse simpatico, ha rimpiazzato la corte con amici, parenti, cugini, zii e cose del genere, ha perseguitato chiunque potesse perseguitare, l'unica ha scatenato la guerra contro i persiani, che poi ha portato alla fine del mondo antico fondamentalmente. L'unica nota positiva che abbiamo di lui è che a quanto pare avesse mandato, non si sa per quale motivo, dei soldi al Papa di Roma, e il Papa gli avesse per questo dedicato una colonna. È vero, e a Roma proprio... c'era la famosa colonna, cioè c'era la famosa colonna di Foca, esatto, esatto. Ecco, ti volevo chiedere un'ultima cosa, poi salutiamo veramente. Visto che comunque io i due romanzi che ho scritto sono a tema ucronico, e ogni tanto mi piace speculare su queste questioni. Visto che abbiamo parlato di Basilio, fratello ubriacone, e le sorelle famose, in quell'interregno lì abbiamo un imperatore che io ho sempre considerato un imperatore, ha un mix tra lo sfortunato e la persona che sarebbe stata quella giusta se non fosse stato forse troppo debole per qualche motivo, che è il famoso Isacco Comneno. Il nonno padre di Alessio, del famoso Alessio Comneno, cioè l'unico decente che gravita intorno al trono in quegli anni decisivi, dove i turchi selgiuchidi per la prima volta appaiono alle frontiere, che era uno che poteva governare decentemente l'impero e non l'ennesimo pretendente vecchio della fazione dei burocrati che sposava una di queste principesse che continuavano a impalmare e vedere morire mariti. E che è Isacco Comneno,
che praticamente lui cede il potere perché non si sente degno o altro. Secondo te, se Isacco fosse stato un pochettino più tonico, diciamo così, avesse dimostrato un po' la fibra di Alessio, le cose potevano andare diversamente? Beh, Isacco, come tutta la dinastia dei Comneni, alla fine vince, tra virgolette, se mi passi il termine, tramite l'aristocrazia anatolica. Quindi di fatto è un po' un'antitesi della politica di Basilio II. Basilio, che era per la piccola proprietà, per il soldato contadino, come era una volta, sai, le tradizioni nostre di una volta, esatto. E mentre i Comneni, che vengono dall'aristocrazia anatolica, quindi sono una dinastia guerriera, che poi avranno appunto, baseranno la loro forza su un esercito di potenza basato sulle leve dell'Anatolia, in effetti lui appunto non ha mantenuto il trono e, come dire, potremmo dire tantissime cose sul perché, sul per come, di qua e di là, ma visto che sappiamo come è andata senza di lui, difficilmente sarebbe andata peggio se lui avesse mantenuto il trono, ecco. Comunque siamo in un periodo dove appunto, come hai detto, la dinastia non è più stabile, perché la dinastia non esiste più, gatto di nuovo, quindi chi sono rimaste sono le due nipoti di Basilio, che ormai sono sulla settantina, sì. Quindi sono vecchie, decrepite. Una delle due era molto intelligente e aveva sicuramente doti di governo, ma era brutta, quindi Basilio l'ha un pochino scartata e quindi non ha avuto modo di esprimere le sue qualità. L'altra era bella e stupida. E quindi loro di fatto fanno tutto il tempo a farsi la lotta, poi una delle due muore, si impalmano con vari appunto con chi capita, la dinastia finisce perché gli imperatori diventano un pochino dei burocrati che mandano avanti la baracca, fino a quando poi non c'è il pericolo dei turchi, che loro non sanno gestire minimamente, e quindi smantellano anche loro metà dell'esercito, fondamentalmente. Esattamente, fanno un bel esercito di mercenari, Romano, Diogene poi affida la retroguardia ad una persona che sapeva che lui che lo odiava, che lo voleva morto, ma magari se gli do la mia retroguardia e nella battaglia più importante del secolo torneremo ad essere amici, una cosa del genere, no? Ecco, con Alessio, che comunque era una figura che aveva il rispetto dell'aristocrazia anatolica, sicuramente ci si poteva saltare una bella fetta di eventi funesti e passare direttamente ad Alessio Comneno con una successione tranquilla, senza magari neanche la perdita dell'Anatolia. Quindi avremmo avuto i turchi che si balzano all'Anatolia, scendono, si sostituiscono agli arabi nella gestione della Terra Santa, e quindi tutte le crociate sarebbero state estremamente diverse, anche perché... O forse non ci sarebbero neanche state. Esattamente, non ci sarebbero state, perché le crociate nascono quando Alessio Comneno chiede aiuto, che lui non vuole crociate, lui vuole delle truppe poche, scelte dei soldati professionisti, poi la cosa sfugge di mano e tanti saluti. Esatto. Ma ovviamente se i territori dell'impero sono bene o male sicuri, ad Alessio che a Gerusalemme i pellegrini cristiani non arrivassero non ne fregava assolutamente niente, e nemmeno il mondo occidentale, quindi il surplus di popolazione che poi è stata deviata dall'Occidente all'Oriente, si sono creati gli stati latini eccetera, probabilmente si sarebbe riversato tutto o nella penisola iberica o direttamente nel nord Europa, quindi avremmo avuto la cristianizzazione della penisola iberica o del nord Europa molto più rapidamente, almeno 50 anni d'anticipo, sì. Certo, certo. Diciamo che tutte le cose poi sarebbero state riviste con l'arrivo dei mongoli. I mongoli fanno una bella piazza pulita di tutto, e bene o anche male... se, contando che i mongoli sono un popolo nomade, i bizantini hanno sempre saputo più o meno gestire i popoli nomadi, chissà se con la diplomazia non sarebbero stati capaci di dirottarli in Egitto e magari i mongoli avrebbero conquistato l'Egitto e non rotto le scatole in Anatolia. C'è da dire che l'Anatolia aveva un limes, cioè una serie di fortificazioni che erano particolarmente solide. Un conto è appunto i mongoli che conquistano la Cina, quindi superano la muraglia e conquistano delle città gigantesche, ma che comunque sono poche, e un conto è lanciarsi in assedi logoranti, castello, uno dopo l'altro, con un esercito del nemico che comunque è molto simile al tuo, perché i mongoli avevano un esercito basato sulla cavalleria leggera e sugli arcieri, e il mondo bizantino aveva un esercito basato sulla cavalleria leggera e sugli arcieri. Quindi difficilmente i mongoli avrebbero ottenuto il successo che hanno ottenuto in Anatolia con l'impero bizantino forte.
Con una buona guida, diciamo, va. Con una buona guida, esattamente. È vero che la tentazione di prendere Costantinopoli sarebbe stata fortissima per i mongoli. Però, appunto, come hai detto, i bizantini sapevano trattare con i popoli della steppa. Quindi, nel peggiore delle ipotesi, ci sarebbero state delle sorte di crociate ritardate. Quindi, sì. I mongoli che sfondano, che occupano l'Anatolia centrale, che se ne voglia era un posto terribile, semideserto, fatto di montagne dove non ci abitava quasi nessuno, il cuore dell'impero era l'Anatolia occidentale, la Tracia e la zona appunto di Trebisonda, quindi il Ponto. Delle altre zone, vabbè, sì, se ci sono meglio, ma chi se ne frega, certo. Fondamentalmente. Ma anzi, perché dovevano sempre stanziarci dei coloni militari, perché non ci poteva mettere nessuno. Sì, esatto. Cioè, li mandavano la forza, tipo quello che hanno fatto gli inglesi in Australia, che ci mandavano i criminali a colonizzare quella zona. Più o meno la stessa cosa l'Anatolia, il Far West. Quindi magari avremmo avuto appunto le crociate dopo, quindi i mongoli arrivano nel 1200, però ci dobbiamo saltare al 1204, quindi immaginiamoci le crociate identiche ma traslate nel 1200, un pochino dopo, quindi con la prima crociata in quel periodo lì. Quindi, che ti dirò che magari con i bizantini forti in Anatolia non è detto che i mongoli che arrivavano in Persia non avrebbero scelto l'ortodossia piuttosto che l'islam. Facile, molto facile, sì. Perché d'altronde sono riusciti a convertire i russi portandoli una volta a Santa Sofia. Immaginati un mongolo della steppa che vede una messa a Santa Sofia, che cosa poteva pensare? Anche perché i mongoli tenegristi, come dire, non erano particolarmente interessati alla religione. Loro erano molto tolleranti da quel punto di vista, nonostante bruciassero e uccidessero qualunque cosa si muovesse, fondamentalmente. Esatto. Quindi per loro una religione valeva l'altra. Quella più conveniente in quel caso sarebbe stata l'ortodossia. Ma anche un pochino appunto i principi Rus o Rush, come li vogliamo chiamare, quando si sono convertiti, loro hanno valutato se convertirsi all'ebraismo, al cristianesimo o all'islam. Poi hanno scelto sia per l'impressione data dalla fede ortodossa, sia anche per una serie di questioni geopolitiche. Certo. Anche perché ovviamente il mondo di Kiev era parecchio lontano dal mondo musulmano e quindi sarebbero diventati un enclave. E secondo me anche perché i russi di Kiev, che erano fondamentalmente scandinavi, hanno scoperto che nell'Islam non si poteva bere. Sì, quella è stato un aspetto fondamentale. È documentato, è stata una cosa molto critica, è storia questa cosa, è certa. I mufti musulmani se la sono giocata quando gli hanno detto sì, va bene, tutto bene, potete saccheggiare, conquistare, quelle sono cose che probabilmente avrebbero apprezzato, e poi gli hanno detto però non potete bere. Esatto, e loro, ma come non possiamo bere? Cioè, in che senso? Cioè, noi viviamo per quello, fondamentalmente. Cioè, Thor ci regala, anzi, Odino ci regala un paradiso dove possiamo bere, fare sesso e continuare a combattere per l'eternità. E tu che cosa mi stai dando? No, immagino che poi abbiano chiesto magari uno sconto speciale da questo punto di vista, che non gli sia stato concesso, no? Perché esatto. Il cattolicesimo da questo punto, il cristianesimo in generale, da questo punto di vista, sì, è sempre andato molto incontro al se c'erano delle piccole esigenze locali, no? Ma esatto. Anche basta vedere, se uno va a vedere una messa africana cattolica, è molto diversa dalle nostre, no? Cioè, si vede che ha degli elementi tribali, però certo. Non c'è nessun problema, cioè, ci si mette d'accordo, no? Un po' come quando c'è stata la cristianizzazione della Norvegia, che i monaci si sono accorti che era un pochino difficile lavorare fino al tramonto e poi dormire per tutto il tempo del tramonto, visto che lì fa giorno e notte 12 ore e 6 mesi, no? E quindi hanno chiesto una delega e hanno detto sì, va bene, potete usare, diciamo, l'orario effettivo come se abitaste a Roma, praticamente, quindi va bene così, che poi è la cosa più sensata, ovviamente. Esatto, il pragmatismo. Perfetto. Bene. Allora, io ringrazio tutti quanti, ho visto che non ci sono commenti, cioè domande extra. Ulteriori, sì. Anche perché direi che vi abbiamo... Sì, saranno tutti morti ormai, esatto. Consumati dalla nostra capacità dialogativa. Esatto. Spero che siamo riusciti, una cosa a cui tenevo, perché quando ho avuto per la prima volta modo di parlare con Emanuele, ho notato che sia io sia lui affrontiamo la storia in una maniera, possiamo dire,
moderna, un po' svecchiata, nel senso che siamo anche capaci di riderci sopra, come avete potuto notare rispetto a come abbiamo trattato alcuni dei personaggi delle nostre vicende, anche perché una cosa che secondo me è fondamentale è che fondamentalmente le persone che vivevano 1000 anni fa non è che erano molto più, per forza, più forbite, più eleganti o che parlavano in maniera arcaica. C'erano persone acculturate, come c'erano persone grezze a livelli stratosferici, e spesso anche i ruoli di potere ci finivano gente di quell'ultima categoria, esattamente come accade oggi. Quindi è anche importante avere, per avere un piano completo, in primo luogo la storia è una cosa seria, ma non va presa in maniera seriosa, assoluta, anche perché sennò diventa un qualcosa di devastante. E soprattutto una cosa bella è fare collegamenti, come questa chiacchierata che abbiamo fatto con Emanuele, che sono capaci di spaziare in più aspetti e che rendono fondamentalmente affascinante, in quanto a complessità, un mondo che magari è reso un po' sterile dalle pagine di un libro di testo, spesso un manuale scolastico. Quindi sì, anche diciamo dai vari, insomma, pagine Facebook storiche o divulgatori, diciamo, che hanno un aspetto di impostazione da università, ecco, molto, esatto, molto serioso. Vuoi salutare, vuoi dire qualcosa anche tu, Emanuele? Poi salutiamo tutti. Sì, io saluterei direttamente tutti. Scusate se ogni tanto mi giro, ma ho il gatto che mi sta continuando a saltare addosso dall'inizio, quindi cioè, ci sono anche questi aspetti ludici, no, di questi momenti. No, è stato molto divertente, spero di fare un altro intervento insieme a te, Alberto, quando appunto ce ne sarà la possibilità, compatibilmente anche con le tue vacanze, se ne farai, visto che io non sono così fortunato, e basta, ringrazio anche tutti per il tempo che ci hanno dedicato. Grazie ancora. Allora, buona serata e buona cena. Ciao, ciao. Ciao, ciao.